Benvenuto a Biombre in un nuovo episodio su Leggende Pokémon Arceus. In quello precedente ci siamo fermati qua, sulla cima del Monte Corona in attesa del nostro destino. E tra un istante vi lascerò un filmato che in realtà è tratto dal video dell'altra volta, quindi se vedete che l'outfit non coincide tra il filmato e la seconda parte durante la lotta, è perché la seconda parte l'ho registrata poi a parte, mentre la prima era stata inclusa nel video dell'altra volta, ma poi ho deciso di splittare tutto in due parti perché era veramente troppo lungo. Comunque non cambia niente, ho cambiato l'outfit, sì, ho messo questo costume da ninja che dopo vedrete, e poi ho portato con me due nuovi Pokémon, se non sbaglio solamente due Arcanine, Isui, fantastico, di cui vi ho già portato la guida, e Electivire. Per il resto dovrebbe essere tutto uguale. Vi lascio il video. Vediamo, se lo riesco a paralizzare sarebbe buono, ma secondo me c'è una possibilità che me lo tiri giù con un colpo. Con Geoforza, per l'appunto. Ah, meno male. Siamo ancora vivi. Allora, tu mi servi solamente per questo. Non devi fare altro. Cosa cambia con le mosse di stato fare tecnica rapida, tecnica potente? Se io faccio rapida, scusa, teoricamente dovrebbe essere meglio, no? Credo che per queste mosse qui abbia senso farlo. Allora, poi vabbè, prima che ci tiri giù definitivamente, gli andiamo con un tuono pugno caricato? Dai. Addio Electivire. Però mi sei stato d'aiuto. Almeno per il momento. Ora, prendiamo gli schiaffi praticamente con tutti. Devo resistere. Devo provare a portarlo sul rosso innanzitutto, perché anche l'altra volta l'avevo fatto, ma comunque non riuscivo a tirarlo giù. Per cui, sì. Problemi di stato, la mossa raddoppia. No, così poi rischiamo veramente di tirarlo giù, eh. Vai, questa gli riduce anche la potenza offensiva. Perfetto, brutto colpo. Nel momento ideale. E andiamo. È paralizzato, quindi... Electivire. Thanks. E ora che succede? L'hai catturato, vero? Oh, sommo sinno.
La catena rossa si è spezzata. Senza l'aiuto dei tre Pokémon dei laghi, non ce l'avremmo mai fatta. Davvero un ottimo lavoro, Shadow. Ho osservato il tuo stile di lotta e ho assistito a una cattura di grande talento. Sei davvero l'orgoglio della squadra di ricerca. L'ho preparato proprio come si deve, se mi è concesso dirlo. Sento la voce del sommo Sinnoh. No, del sommo Palkia. La sento echeggiare nel mio cuore. L'alterazione dello spazio-tempo, le forze non sono in equilibrio. Si avvicina l'altro, in preda alla collera. Per questo sono sceso qua giù. Cosa? Dice che ne arriva un altro? Per tutti i mulinelli delle isole vorticose. Ma la catena rossa è ormai in pezzi. Affrontare un'altra lotta del genere sarebbe troppo persino per Shadow. No, invece no. Forse sì. No, no. Non ho più Electivire però. Ah. Guarda un po' chi si rivede. Catturiamo anche lui? Andiamo? Comunque abbiamo catturato Palkia in tutto questo, no, per dire. L'altro sommo Sinnoh. Ritiriamoci, prima che si scatini una lotta. Presto, torniamo alla base della vetta. Masoruan. Non possiamo arrenderci adesso. Pazzi, morirete tutti. È questo che volete? Shadow, ritirata ho detto. O ti faccio fare un volo da qui al Monte Argento. Che forza travolgente. Temo che dovremmo arrenderci. Studiare una creatura del genere sarebbe un'impresa votata al fallimento. Devo farti i miei complimenti, Shadow. Hai saputo tenere le teste in modo ammirevole. L'energia sprigionatasi dallo squarzo suscita in me mille interrogativi. Che sia stata proprio quell'energia a far andare in collera i Pokémon regali irrompendo dallo squarzo sotto forma di fulmini? Il vostro sommo Sinnoh non era affatto fasullo, e nemmeno il nostro. Che colpo di scena. Per non parlare del tuo modo di esprimerti, Soruan. Vi prego di accettare le mie scuse. Damon, Perula. Non avevate torto nel credere nell'innocenza di Shadow. E tu, Shadow? Ti ho espulso dal Team Galassia senza sentire ragioni, costringendoti ad andare incontro a innumerevoli difficoltà. Eppure non hai esitato a prodigarti per il bene dell'intera regione. Mica potevamo starcene con le mani in mano davanti a quello squarcio. Sappiamo che hai agito come ritenevi necessario. Capo, se permette, ci sarebbe ancora in sospeso la questione del Tempio di Sinnoh. Questo è l'atteggiamento che si addice a uno scienziato. Perché perdere tempo a rimuginare sul passato? Pensiamo al presente, invece. Un atteggiamento degno di fiducia. Direi quasi che la presenza di Shadow sprogni ognuno di noi a migliorarsi. Beh, finché ci sarà Shadow dalla nostra, non avremo nulla da temere. Ehi, è un po' presto per essere ottimisti. La catena rossa si è spezzata, ricordi? Non c'è problema. Il sommo Palkia mi ha spiegato tutto. Palkia? Intendi quel Pokémon che ti ha parlato? Proprio così, mi ha detto il suo nome. E mi ha detto anche un'altra cosa. La roccia da cui tutto ebbe origine. La catena rossa. Il contenitore plasmato per mano dell'uomo. Unisci questi oggetti e solo allora potrai sanare il caos che perturba il tempo. Inoltre il sommo Palkia mi ha detto che dovremo tornare al tempio portandolo con noi. La catena rossa si è rotta, è vero, ma se bastano i frammenti, quelli li ho raccolti io. Il contenitore plasmato per mano dell'uomo, che si riferisca alle Pokéball? Deve essere per forza così, ma per quanto riguarda la roccia non saprei proprio. Forse Rapan potrebbe darci una mano, lui se ne intende di rocce e minerali, e lo si trova spesso a raccoglierne giù in miniera. Ottima idea, in effetti potrebbe saperci aiutare. Professor Laven, le viene in mente qualche altro dettaglio?
In realtà, sì. Rammenti le lastre che hai ricevuto da Weird e dagli altri Pokémon, Shadow? Mister Etelo mi ha detto che recano delle incisioni. Dammele un momento, sii gentile. Ecco, ecco qui. Sulla lastra Geo c'è inciso qualcosa. Questa lastra è composta da frammenti della creazione dell'universo. Deve essere un indizio, sure. Ma che significa? Significa che dobbiamo cercare una pietra con le stesse proprietà di queste lastre. E c'è di più. Se non vado errato, Etelo ha proprio chiesto a Rapan dove si potrebbe trovare una pietra simile. Ora che ci penso, Etelo era venuto anche al Campo Diamante per chiederci informazioni su delle lastre. Abbiamo una buona pista da seguire, direi. Allora mettiamoci in cerca di questa roccia da cui tutto ebbe origine. Ma che nome lungo. Propongo di chiamarla Roccia Origine. Ne esiste un altro. Però la possiamo dunque contare sul vostro aiuto? Certamente, chiederò a Rapan di raggiungerci qui alla base della vetta. L'invito non mi è mai arrivato nonostante abbia aspettato più che a sufficienza. Ho quindi deciso di farvi un favore accorrendo qui di mia spontanea volontà. Damon, dai qualcosa da fare anche a me. Sono il tuo leader, meglio. È questo il tono con cui dovresti rivolgerti a me? Oh mio leader, ti prego di assegnare un compito anche al sottoscritto e dai. E allora vedi di dare una mano agli altri. Gli altri capitani si prendono cura dei Pokémon regali o si assicurano che tutti al campo mantengano la calma. Prendi esempio. Damon, non essere sciocco. Tutti noi abbiamo dei ruoli per cui siamo tagliati o meno. Ehi tu, a quanto pare hai più fegato di quanto pensassi. Porta con te questo premio. Considero il mio modo di incoraggiarti. Puoi far finta che sia un'onorificenza se ti aggrada. 3 tartufi dolci, wow. Ecco Rapan. Quel cappello non ti si addice per nulla, quasi quanto il compito che ti è stato affidato. Non mi vai per niente a genio. I minerali di Isui sono una risorsa preziosa. Vista la mia conoscenza delle pietre, è naturale che sia io a dovermi occupare di una questione simile. Se hai delle rimostranze, perché non lotti con Clevor al fianco di quella specie di palla? Che hai detto? Ti stai prendendo gioco di Electrode? Preparati a pagarne le elettrizzanti conseguenze. Meglio, dacci un taglio. Cerca di andare d'accordo con il team Perla. Ti ricordo che siamo nel bel mezzo di una crisi. Senti un po', Damon. La gente del campo è in subbuglio da quando si è saputo che è stato il team Perla a sentire le parole del Sommo Sinno. O del Sommo Palkia, o quello che è. Si stanno chiedendo tutti che stai combinando. Rapan, conto su di te. E sia. Dirigiamoci allora alla caverna primitiva. Oh, mamma mia, non finiamo più. Allora. Raggiungi il luogo dove è possibile stare la Roccia Origine. Qui c'è Rotom. Non finiva più. Lo ripeto, sono anche interessanti e tutto quanto, per certi versi, dialoghi, perché... Anzi, questo è proprio il momento clou nel quale vogliamo sapere di più. Clou di più. Però... Non sono... Dove cacchio è qui? Non hanno il parlato, non sono doppiati. Quindi a leggere è un po'... Dove cacchio devo andare? Ok. E lì c'è la caverna e va bene. Ma c'è l'ingresso da qualche parte. Dove sarà? Qui? Non ho la minima idea. Provo. Forse qua. Bene. Questo
Questo posto mi lascia senza parole. Si percepisce un'energia straordinaria, come se effettivamente il mondo intero abbia avuto origine qui. Tu che dici, Rapan? Tenendo conto della mia vasta conoscenza, della mia sperimentata tecnica e dell'aiuto di Sligu, direi che con me siete in buone mani. Quanta fretta. Chi è? Oh no. Oh no. Chi è che ci viene a scocciare ora? Non abbiamo tempo da perdere qui. Ma tu sei Rhysys? Ecco dove eri finita. Come ti è saltato in mente di lasciare il team diamante? Sono fatti miei. Venendo al sodo, tranquilli, non siamo qui per mettervi i bastoni tra le ruote. Risotterrate pure il tesoro che cercate, noi provvederemo a rubarvelo. Su, su, non fate quelle facciotte sorprese. Seguirvi fin qui non è mica stato complicato. Ciò che cerchiamo è in effetti prezioso come un tesoro, ma non certo per il suo valore materiale. È prezioso perché rappresenta l'unico modo che abbiamo per riportare il cielo alla normalità. Blah, quanto non sopporto quel tuo ridicolo atteggiamento da ragazzina giudiziosa. Per questo me la sono filata d'altimperla. Sentite, la storia della vostra vita è l'ultima cosa che mi interessa. Voglio solo che vi togliate di mezzo e lasciate lavorare Rapan in pace. Siamo 3 contro 3, quindi siamo pari. Shadow, lascio a te Floris. E sia. Io sono Floris, la maggiore delle sorelle, bella e fiorente come una rosa al mattino. Questa sfida grandiosa rimarrà negli annali. Sfidiamo le brigantesse. Electivir. Quanto è grosso. Sì, è alfa, è alfa. Cioè qui cosa gli faccio io? Cosa gli faccio? Vado tuono onda e poi switcho. Ah, non ha effetto, giusto. Tipo terra. Va bene, ok, era destino, era destino. Figuratevi se non avevo un Pokémon di tipo terra e io davanti il tipo elettro. Grandioso. Ah, che nervi. Vai, voglio vedere come te la cavi ora. Non fallire. Switchiamo. Not bad. Zoroark. Scegli tu, l'imbarazzo della scelta, appunto. Facciamo palla ombra? Potente? Via! Vai! Fine. Perfetto. Devo ammettere che non sei affatto male. Senti un po', Rhysys, perché non torni da noi? I tempi stanno cambiando e al team diamante farebbe comodo un membro forte come te. Scordatelo, non sono fatta per vivere in catene io. Tenetevi il vostro tesoro e vedete di sistemare quel cielo rosso. Shadow, sei forte, non c'è che dire. Con uno come te, persino quel mostro appostato sul Monte Corona avrà filo da torcere. Comunque, se credi che tra di noi finisca qui, ti sbagli. La prossima volta te la faremo pagare. Non capisco proprio che siano venute a fare. Bah, rimettiamo in sesto i Pokémon, va. Doris è così. Non fa che brontolare, ma alla fine è sempre pronta ad aiutare nel bisogno.
Può darsi che in realtà fossero preoccupate per noi e volessero accertarsi della situazione. Beh, se è così, che le costa dircelo chiaramente? Tutte ste manovre contorte mi danno sui nervi. Fatto, sono riuscito a estrarre un po' di quel minerale, la roccia origine. Tieni Shadow, te lo affido. Minerale che c'era un potere misterioso appartenente, secondo le leggende, al sommo simbolo. Ah però, è stato facile. Non è stato per niente facile, sono io che sono un genio. Almeno ringraziami. Sei un fenomeno, Rapan. Non mi stupisce che Clevor abbia scelto te come capitano. Diamoci una mossa e andiamo a mostrarlo al nostro scienziato di fiducia. A prima vista non gli daresti un soldo, ma in realtà sa un sacco di cose e ha un buon intuito. Professore. Parla di Laven o di un altro? Allora, voglio vedere la mappa, ma sono in combattimento, ok. Chi? C'è sempre qualcuno, quando hai fretta c'è sempre qualcuno che ti attacca. È clamoroso. Guarda. Ah, perfetto. No, così. Bene. Laven. Dunque questa è la roccia da cui tutto ebbe origine. O come la chiamo io, la roccia origine. Effettivamente si sente una certa energia, un'energia che ricorda appunto The Birth of the Universe. The Birth of che? Si direbbero parole di una qualche lingua straniera. Che vuol dire, professore? Significa la nascita dell'universo, mia cara. Ma adesso bando alle ciance, torniamo tosto al villaggio Giubilo. Ormai sono solo dei frammenti, ma tieni, questo è quel che rimane della catena rossa. Non c'è di che preoccuparsi, troveremo il modo di adoperare quel che rimane di questo potente strumento. Grazie per averne raccolto i pezzi. Ora tocca a te, Shadow. Dagli la roccia da cui tutto ebbe origine. I frammenti della catena rossa, raccolti grazie ai perigliosi sforzi del team Diamante. La roccia da cui tutto ebbe origine, rintracciata grazie all'aiuto del team Perla. Ed adesso è il turno del contenitore, frutto della tecnologia all'avanguardia del team Galassia. Mia cara Luce, per la prossima tappa avremo bisogno delle tue doti di artigiana. Possiamo contare su di te? Ma certamente, Shadow contribuirò anch'io a questa lotta, seppur al sicuro dietro al banco per il fai da te. Ci sarà da aspettare un poco, perché non andate a conversare qua fuori nel frattempo? Ma quanto tempo ci mette quello scienziato? Ammettilo, non ti interessa poi così tanto il tempo. La verità è che non hai pazienza. Se aspettare con le mani in mano servisse a migliorare le cose, non avrei problemi a farlo. Ma so quanto è prezioso il tempo. Shadow, abbiamo finito. Ecco a voi, l'Origin Ball. Se quanto tramandato e veritiero, con questa dovremo poter catturare il Pokémon apparso al Tempio di Sinnoh. Origin Ball. Fico. Il Pokémon in collera al Tempio di Sinnoh. Le Pokéball sono marchingegni davvero stupefacenti. È incredibile che uno strumento così piccolo possa salvare tutta Isui. In un certo senso le Pokéball accorciano le distanze tra il Pokémon e la persona che lo ha catturato. Interessante, no? Ma, un attimo, sento di nuovo la voce che parla al mio cuore. La voce di Palkia? Sì,
e pare che sia disposto a darci manforte. Oh, non potevamo chiedergli meglio. Il sommo sinno del Team Perla, cioè Palkia, è un Pokémon strabiliante. È tutto pronto, Shadow. Prendi l'Origin Ball e affrettati al tempio di Sinnoh assieme a Palkia, quick! Assieme a Palkia? Possiamo andarlo a ritirare? Va, vediamo. Che poi non ho capito il perché... Palkia l'abbiamo catturato normalmente, mentre Dialga invece serve l'Origin Ball. Voglio vedere se è qua, oppure se ce lo dà in automatico appena usciamo, perché mi pare strano, infatti qui non c'è. Ah no, aspetta, perché sono un po' indietro. Eccolo. Empoleon. Non so, figo Empoleon, però pare che non lo posso lasciare in panca. Ok. Si prospetta una lotta di proporzioni epiche lassù al Monte Corona. Sei pronto a batterli? E andiamo. Così mi piace, giovanotto. Ascoltatemi bene voi due, il tempo e lo spazio sono due concetti inscindibili. Il tempo e lo spazio. L'essere che comparirà al tempio di Sinnoh è Dialga, colui che governa il tempo tutto. Se non agiremo per fermarlo, egli finirà per distorcere il tempo di Isui, causando inoltre la fine del mondo intero. Ma abbiamo dalla nostra un Pokémon che potrà aiutarci, Palkia, colui che governa lo spazio. È solo tramite l'armonia tra lo spazio e il tempo che potremo riportare il mondo alla normalità. E ora vai al tempio di Sinnoh, ricorda che solo insieme a Palkia potrai salvare questo mondo. Comunque è davvero pittoresco questo villaggio. Sono dell'umore giusto per andare a comprare qualche vestito nuovo. Il mondo potrebbe finire da un momento all'altro e tu pensi a comprarti i vestiti? Giovanotto, se il mondo dovesse finire, questa sarebbe la mia ultima occasione per rifarmi il guardaroba. Beh, non hai tutti i torti. Shadow, se hai ultimato i preparativi, è arrivato il momento di andare al tempio di Sinnoh. Bene. Quindi senza Palkia... non ci possiamo andare? Oh. Beh, non è nemmeno troppo grande o sbaglio? Allora, base della vetta. Non è troppo grande Palkia. Mi sembra tipo più grande l'Ectivir. Vabbè, comunque. Non penso li possano fare dei Pokémon esageratamente grossi. Per una questione proprio tecnica. Però, allora, devo ritornare... sì, lì. Praticamente oltre ad aver catturato Palkia prima, all'inizio, poi tutto dialoghi. Quasi tutto. Sì, poi le brigantese. E vabbè. Qua c'è l'Ectivir, se vi interessa, dove l'ho preso io. Tanto di sicuro se avete già finito il gioco ci sarete incappati per forza, perché... è proprio qua. Allora, bisogna risalire. Il cuoco c'è ancora qua dentro? Nope. Ti stavo aspettando. Non dubito che al campo base tu possa fare tutti gli acquisti di cui necessiti, ma ho pensato potesse tornarti comodo avere un'alternativa più vicina. Guarda caso funge anche da posto in prima fila per scrutare nel mondo dei miti. Ho intenzione di avvicinarmi ulteriormente una volta iniziato lo scontro. Ma non ti devi preoccupare della mia incolumità, sono in grado di badare a me stesso. Per di più, conoscendo le tue capacità con i Pokémon, sono certo che risolverai la situazione ancora prima che possa succedermi qualcosa. Fiducia. Va bene, allora, qui non compro nulla, avevo già comprato l'altra volta. E speriamo non ci serva nient'altro, non lo so. Sono curioso di vedere poi tra l'altro come funziona sta Origin Ball. Cos'è? Tipo Master Ball? Lo pigliamo in automatico? Beh, vediamo. Non avrebbe senso però. Beh, però cosa succede? Se esce dall'Origin Ball? Addio.
Almeno solo una. No, no, c'è qualcosa sotto. Un volo qui però era comodo, vabbè. Sono sempre stato convinto che il villaggio andasse protetto contro ogni presenza estranea, che fossi tu o quel Pokémon del tempio. Tuttavia mi hai dimostrato che la mia intransigenza mi accecava, e ora so che posso contare su di te. Sei pronto dunque a lottare? Vai. Shadow, il luogo è giunto a te. Eh? Che vuoi dire? È un tipico modo di dire del Team Perla. Traduzione, se il destino ci chiama ad agire, è perché siamo nel luogo giusto per farlo. In altre parole, rilassati, giusto? Ammetto che il modo di pensare del Team Perla comincia a piacermi a volte. Come sai, puoi contare sul nostro aiuto, anche se dubito che potremmo esserti utili in qualche modo. Va, Shadow, protegge il tempo e lo spazio e tutti gli esseri umani e dei Pokémon di Isui. Furente, in preda alla collera di Alga. Che... No! Cos'è una nuova forma? Oh santo cielo. No vabbè, ma è bellissimo. Aia. È fantastico! Oh. Ah, sono in ritardo! Ha cambiato, che cacchio ne so. Questa qui mi frega sempre. Che cacchio è successo? Non ha fatto non colpirmi. Preso però. Ah, ce l'ho fatta. Ma finisco sempre così, quando tipo io sto crepando lo tiriamo giù. Meno male. No, vabbè, io non ci credo. Io sono euforico, eh. Cioè adesso catturiamo Dialga in questa nuova forma.
Allora, ce l'hai fatta, l'hai catturato, ci sei riuscito, vero? L'hai davvero messo nel sacco? Yes, cattura eseguita con successo. Hai fatto ottimo uso dell'Origin Ball, impeccabile come sempre. Phew. Shadow, non ho parole, sei unico. Ben fatto. Perfino Soruan, il grande capo, a volte si commuove, eh? Siamo testimoni di un evento epocale. Aia, Soruan, che ti prende? Volevo solo assicurarmi che non fosse un sogno. Aprite tutti bene le orecchie. Insieme abbiamo fatto fronte a una calamità come mai se ne erano viste a Isui. La nostra vittoria merita una celebrazione, perciò verrà indetta una festa. Riunite i membri di tutti i team, abbiamo una grandiosa festa da organizzare. Una festa con il team Diamante? Che? Una festa con il team Perla? In effetti ora sappiamo che il sommo sinnoh venerato da ciascun team è autentico. Non ha più senso farci la guerra, è ora di lasciarci il passato alle spalle. I nostri antenati rimarrebbero sconvolti nel vedere i nostri team andare d'accordo. Ma è di certo il modo migliore di proteggere lo spazio in cui tutti noi viviamo. Bene, genti di Isui. Celebriamo il nuovo futuro di pace e armonia che ci attende. Dopo quello che è successo con Spada e Scudo, avevo il timore che Soruan fosse di nuovo un altro cattivo, quindi... dicevo no, dai no, anche qui no. Il capo deve essere sempre cattivo, perché? E invece sembrerebbe di no. Fine. Signori, titoli di coda. So che il post-game è ancora lungo, so che ci sono tante cose da fare, catture leggendarie e tante altre cose interessanti che vedremo prossimamente. Io adesso vi lascio ai titoli di coda, vediamo se parte qualcosa subito dopo, se fanno vedere la festa o qualcosa. Che dire, a me il gioco è piaciuto. Intanto faccio presente che ci sto giocando tantissimo, anche in live su Twitch, e quindi già merita per questo, perché se un gioco è longevo, se ti porta, ti invoglia a continuare a giocarlo, vuol dire che è ben realizzato. Poi avrà i suoi difetti, si può criticare tutto quello che volete, ma in questo senso è assolutamente un titolo che sa intrattenere. Decisamente sì. Spero di rivedere alcune di queste feature anche nei futuri giochi Pokémon, lo spero con tutto il cuore, tipo le catture così mi piacciono molto di più rispetto a quelle statiche dove devi combattere col Pokémon, poi lanciarli, eccetera, eccetera. Tante altre cose che mi sono piaciute, adesso rimane da capire queste forme Palkia, di Alga, anzi noi abbiamo visto solamente quella di Dialga, c'è anche quella di Palkia, forma alternativa? Non ne ho la minima idea, come fa a passare da una forma all'altra? Boh, questo lo scopriremo magari in un prossimo video, o vediamo dopo, insomma... Adesso vi lascio i titoli.
ne esiste un altro. Preparati a dovere e parti alla volta del Tempio di Sinnoh. Ne esiste un altro. Cosa vorrà mai dire? Festeggiamenti per un nuovo domani. Buongiorno, Shadow. Lo squarcio spazio-temporale si è chiuso, quindi dovremo tornare a concentrarci sulla nostra missione e finire il Pokédex. Adesso ci riuniremo in ufficio per discutere sul da farsi. Vieni anche tu, Shadow. Ok, questo è il momento buono per salutarci. Allora, quindi io do per scontato che ormai noi veniamo da un'altra dimensione, da una dimensione futura comunque. Per cui da quel lato lì non dobbiamo più investigare e fare nulla di tutto ciò, ma abbiamo da completare il Pokédex e da catturare tanti altri leggendari. Quindi ci rivediamo prossimamente. Vedrò se farvi un altro episodio, perché dipenderà da cosa ci farà fare dopo Soruan e gli altri, o se semplicemente ci darà da completare il Pokédex e quindi in quel caso lì vi porterò magari un video con il completamento del Pokédex. Comunque, qualsiasi cosa sarà, ci rivediamo prossimamente sul mio canale con un nuovo video o in live direttamente su Twitch. Mi raccomando, spoilerate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina, tutti i link che trovate come social li trovate qua sotto nella descrizione e noi come sempre ci vediamo al prossimo video.